soprattutto Irene Grandi. Ciao Ma Irene. Ciao. Ciao Irene. Allora Irene, diciamo subito che giochi in casa in questo programma, perché due terzi è toscana qui. Sì. Io no. Allora, no, c'è un devo lasciarmi soli. No, ma vai tranquilla, senti di normale come casa. Tutti gli altri. E io qua a Rata invece. Sì, Piombino qua a Rata, Firenze. E Firenze. Facciamo il graduato di Toscana. Oh, c'è un bel po' di Toscana quest'anno al Sanremo. Infatti, volevamo approfondire. Gabbani, Masini, Piero Pelù, Irene Grandi. Esatto, e poi c'è anche Niciotti. E Niciotti, già, giustamente. 5, che è passato esatto. Ieri. E poi c'è, tu hai portato anche Bobo Rondelli. E io insomma. Ho portato anche il grande Bobo. Livorno. Si immagini dietro nei camerini, è tutto uno. No, vai, oh, allora. O quando tocca a me. Come sta andando Irene? Bene, benissimo, wow, che spettacolo, mi sto sempre più scaldando, sai com'è? Perché la gara è bella quando si fa dura. È vero. E quindi insomma no, sono molto contenta perché sto crescendo anch'io con questo pezzo, mi sento sempre più dentro. Tra l'altro c'è stata una risposta molto bella nelle varie classifiche, quindi insomma sì, anche dai, fuori, insomma non è andata affatto insomma, male, sto sentendo che anche in radio come no, da passo noi. Bene, grazie a tutti. Ragazzi del sostegno, ma tu noti delle tu hai fatto diversi Sanremo, quattro se non sbaglio, anche cinque. Cinque Sanremo, noti delle differenze nel corso degli anni nei Sanremo che hai fatto? Più o meno è la stessa atmosfera, le stesse cose? Senti, è sempre stato una gran gabbia di matti, ma matti come ora no, soprattutto è aumentato il numero dei matti perché no, e poi la grandezza delle location dove contenere tutti sti matti perché veramente no, all'inizio c'era tipo la radio che veniva col microfonino, col registratorino, ora c'avete degli studi, sì, più la televisione è tutto è diventato sempre più grande. Vabbè, quindi è una questione di grandezza semplicemente per contenere i matti, ogni riferimento casuale, cioè, figurati sì. Se noi qui ci mettiamo ora ci mancherebbe no, altro. Un pezzo scritto da Vasco, anche voi potete, noi siamo matti. Vi potete identificare bene in ci hanno richiuso anche a noi infatti in un albergo tutto per noi. È il momento di ascoltarlo il tuo pezzo, noi di solito lo facciamo presentare proprio a voi, agli artisti che ci vengono a trovare, quindi Irene, lo spazio è tuo. Sentite, sono proprio felice di essere tornata a Sanremo con questo pezzo, perché mi sento proprio identificata in questa canzone che si chiama Finalmente Io. Ha anche improvvisato un balletto Irene Grandi negli studi di Radio Z, Finalmente ci Io. Avete le visioni lì, certo. Ho capito, mi gaso davanti alle telecamere, sono così, mi accendo. Mi gaso. Senti, parliamo un po' di questo pezzo, che ormai tanto è stato detto e ridetto, però a noi ci fa piacere ridirlo. È stato scritto da Vasco Rossi e insomma te l'ha donato, tu l'hai richiesto e lui te l'ha donato praticamente. Infatti nella vita ragazzi bisogna chiedere, ci sarà dato. È vero, è bello anche sapere di avere un'amicizia così importante, perché questo è il terzo pezzo che Vasco firma per me insieme anche a Curreri, quest'anno anche con Casini, questo ottimo autore, e quindi è una conferma per me anche della mia vita, di questa amicizia che io, sai, ho sempre amato le collaborazioni nella mia storia, insomma ne ho avute tantissime, molto belle, importanti, e mi hanno anche cambiato, mi hanno stimolato, mi hanno dato sempre vita nuova, anche queste contaminazioni. Io credo sempre molto nel dialogo, nella dialettica, diciamo, che c'è in una crescita artistica e umana, e quindi questa mia fiducia si è trasformata in realtà alla fine, perché appunto ci ho creduto che poteva essere ancora possibile una collaborazione con Vasco, e è arrivata. E poi mi sono sempre immaginato il momento in cui ti arriva il pezzo, no? Cioè ti consegno il pezzo di Vasco, cioè, quel momento. Che poi che consegna? Io sono andata io a sentirlo per la prima volta in studio con Vasco presente, che mi ha fatto una festa incredibile, dicendomi guarda Irie, questa volta t'ho trovato un pezzo incredibile, t'ho fatto delle paroline giuste per te, tipo se vuoi fare sesso facciamolo adesso qui, e lì non è forte, preso Vasco, sei incorreggibile. Allora Irene, ce lo fai un piccolo pronostico per questa sera, chi vince? Tolta Irene Grandi, tolta. Vince Irene Grandi, chi arriva secondo? Come a scuola, togli te.
Ma non lo so, uno dei favoriti potrebbe essere Diodato. È già la seconda, lo stiamo tirando. Perfetto. Irene, noi ti ringraziamo di essere stata qua con noi. Un grande in bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo, ragazzi! E tanti baci a tutti. Ciao, Irene. Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.